Ciao Franca, sono Emanuele. Sono un grande appassionato di cucina e in casa cucino quasi sempre io per me e la mia compagna. Amo preparare piatti sfiziosi, ma scegliere un menù sempre diverso ed equilibrato è una vera e propria impresa. Come posso fare per variare e proporre un'alimentazione sana ed equilibrata? Ciao Emanuele, appassionato di cucina che cucina, fortunata la tua compagna. Portare in tavola ogni giorno piatti sani, equilibrati e naturalmente anche appetitosi richiede un certo impegno, ma ce la possiamo fare. Cominciamo a vedere cosa cucini questa sera. Oggi preparerò la carbonara, ma ho delle perplessità. Lavorando ho poco tempo per cucinare, nonostante la mia passione. Quindi mangiamo spesso pasta. Ad esempio ieri abbiamo mangiato le lasagne. Come posso coniugare tutto? Quali cibi non possono mai mancare e quali è meglio consumare con attenzione? Per le porzioni come mi regolo? Franca, aiutami tu! Pasta alla carbonara, che bontà! Non mi metto a disquisire sulla ricetta perché ognuno fa le varianti che ritiene più opportune e l'importante poi è il risultato finale. Va benissimo se la consideriamo un piatto unico, ci abbiniamo solamente delle verdure e chiaramente non tutti i giorni, insomma. La regola d'oro in realtà è quella di variare ogni giorno cercando di approfittare anche della ricchezza nutrizionale di tutti gli alimenti ed evitando la monotonia dei sapori, seguendo un po' delle regole che sono frutta e verdura sempre in abbondanza, quindi più frutta e verdura, più cereali possibilmente integrali. Impariamo anche a utilizzare i legumi, sono una fonte proteica importantissima da alternare ad altre fonti proteiche. Magari riduciamo invece la carne rossa e soprattutto facciamo attenzione a sale, zucchero e grassi aggiunti. Questi dobbiamo cercare di ridurli e limitare al massimo. Ultima regola fondamentale è quella dell'attenzione alle porzioni, perché anche la pasta va benissimo, dipende ovviamente da come la condisco, ma soprattutto se ne mangio 80 grammi, se ne mangio 2,5 è una storia diversa. Quindi con un po' di attenzione, seguendo queste regole semplici, possiamo in realtà avere una dieta sana, equilibrata e varia. Per saperne di più comunque andate sempre a visitare la sezione La spesa che sfida del nostro sito altroconsumo.it. Quindi buon appetito e sempre facendo una spesa intelligente. Grazie Franca, ora ho capito come posso avere un'alimentazione sana ed equilibrata. Ciao!